Ciao ragazzi, benvenuti su Gastric Drums. Nel video di oggi voglio farvi ascoltare tre set di piatti di fascia abbastanza alta che ho acquistato da strumentimusicali.net. Voglio andare a capire quali sono le caratteristiche dei piatti di questi set. Voglio capire per cosa vanno meglio, per cosa vanno peggio. Magari un set va bene per il rock, l'altro è più versatile, l'altro va bene per il funk, per il jazz, eccetera, eccetera. Quindi voglio parlarvi un po' di questi tre set e ho deciso di fare un confronto tra modelli e tra marchi. Cioè ho preso tre set di piatti, Zildjian, Sabian e UFIP. Quindi ho inserito anche l'Italia con UFIP per fare questa prova e niente, direi che possiamo partire subito. Prima iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi che è molto importante, così io ho la possibilità di continuare a fare questi contenuti e farli sempre più di qualità. Detto questo, sigla e poi partiamo col primo kit. Partiamo da questo set di piatti qua, che è un A-Custom. Set di piatti, ovviamente set di piatti cosa significa? Significa che i piatti sono acquistati tutti insieme e di solito nei set si risparmia un po', quindi se state cercando più piatti, ad esempio Charleston 2 Crash Ride come in questo caso, vi consiglio i set perché almeno risparmiate anche un po'. Allora, lo prendo con così tanta leggiadria questo piatto, no, questo set, perché in realtà i piatti sono questi. Li ho già montati anche bene quando mi sono arrivati gli A-Custom, che a me piacciono un sacco, e ho detto devi provarli subito, e quindi li ho provati un attimino, non troppo, perché almeno li proviamo, facciamo una prima reaction, diciamo, a questi piatti subito appena montati. Ma comunque, allora, Zildjian A-Custom, che cosa abbiamo in questo set? Abbiamo il Charleston da 14, due Crash da 16 e da 18 pollici, Ride da 20 pollici, Medium Ride da 20 pollici. Allora, questi piatti qua che vi faccio sentire subito, partiamo dal Charleston. Allora, la cosa che mi piace tanto degli A-Custom è il fatto che siano così esplosivi, nel senso, partendo dai Crash, che sono quelli dove si sente di più questa esplosività, sentite quanto suonano secchi subito, con tanto volume e in realtà abbastanza poco release, nel senso, con tanto volume e un release, cioè un rilascio del suono, contenuto medio. Quindi questi mi piacciono perché non rompono troppo le scatole, nel senso che si fanno sentire tanto, ma appunto in generale sono contenuti, molto esplosivi, quindi vanno bene per il rock, per il pop, volendo anche per il funk. Esagerano senza esagerare, questa cosa mi piace molto. Per quanto riguarda il Charleston, idem, se state cercando un Charleston bello pungente. Fighissimo, veramente carino, appunto suono molto ci, se vi piacciono i suoni bassi, quelli belli potenti eccetera, non va bene questo Charleston, ma appunto rock, pop, funk ci sta assolutamente. Vi consiglio anche di guardare magari il Master Sound nel caso, se volete un suono bello tagliente, perché potrebbe interessarvi, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ride. Anche lui non troppo acuto, ma comunque molto tagliente, la campana è tanto. Sì.
anche da cresciare, devo dire, non credevo, perché comunque è abbastanza spessino, ma fa il suo. La prova che faccio di solito è quella di paragonarlo ai Crash, per vedere se ci sta insieme ai Crash nel momento in cui crasho il ride, oppure no. Questo devo dire che mi piace anche da sentire insieme agli altri Crash, fanno una bella scala. Non è male, quindi questo set è approvato nel caso in cui vogliate fare pop rock, funk, abbastanza versatile. Se dovete andare sul jazz, non mi piace molto. E passiamo adesso a Sabian AAX. Vi dico già subito che questo set ha quattro piatti, perché dice che ha un piatto in omaggio, nel senso che il set sarebbe da tre piatti, Charleston, Crash, Ride, e in omaggio c'è questo Crash qua, che è da 18 pollici, quindi 14, 16, 18, 21 il ride. Allora, parto sempre facendovi sentire i piatti e poi ne parliamo un po'. Allora, partiamo dal Charleston. Il Charleston ha un suono che mi piace, nel senso che non posso dire nulla a questo Charleston. Sia suonato aperto, sia suonato chiuso. Abbastanza tagliente, intonazione un pochino più bassa. Questo in generale, i piatti hanno un'intonazione un pochino più bassa rispetto agli Zildjian di prima. Se devo trovare un difetto a questo Charleston è che è un Charleston normale, nel senso che va bene abbastanza per tutto, è, devo dire, molto versatile, non dà una caratteristica particolare. Quindi se avete bisogno di una tipologia di piatto che in qualsiasi caso possa andare, questo è un ottimo piatto. Se volete invece qualcosa che caratterizzi, quindi che vi dia, che dia una caratteristica a quello che state suonando, al groove, eccetera, allora secondo me questo non è il piatto adatto. Crash molto interessanti, sicuramente anche qua un bel attacco, anche loro un po' più bassi di intonazione rispetto a prima. E Ride, che anche lui ha un bel attacco, un po' più basso. Ottimo ping, come si dice? La campana mi piace, perché anche lei bella potente, un filo più bassa di intonazione. Come Crash, diciamo, dato che ho voluto fare questa prova, proviamo di nuovo come prima. Non è male, mi piacevano di più gli Zildjian se crashavo i due Crash e il Ride, però devo dire che comunque questo Ride non è niente male. In generale la cosa che mi piace di questo kit è che è molto incollato. È vero che i piatti sono tutti della stessa marca, tutti dello stesso modello, ma mi sembra che parlino molto bene tra di loro, nel senso che abbiano una caratteristica comune, che non è una caratteristica spiccata, nel senso non è un suono tutti suoni bassissimi o tutti suoni super taglienti, eccetera, ma comunque questo set mi piace tanto da suonare insieme. Secondo me rende meglio con tutti i piatti insieme rispetto ai piatti presi singolarmente. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi scrivendomelo qui sotto in descrizione. Adesso
passiamo al terzo set. Passiamo adesso a UFIP, terzo set che voglio provare. UFIP, mi piace sempre UFIP perché dà anche la borsa insieme ai piatti, molto spesso dà la borsa insieme ai piatti. Allora, questi piatti di UFIP qui che vado a provare oggi sono i Class Series. Class Series che sono uno dei modelli di piatto più famosi di UFIP. Devo dire che a sentirli così sono abbastanza duri come piatti, come spessore neanche troppo, ma devo dire che sono belli rigidi e proviamoli. Li monto e vediamo come suonano. Quindi qui abbiamo dei piatti ancora diversi, devo dire siamo in Italia perché vi ricordo che UFIP è un marchio completamente italiano. Allora, partendo dal Charleston, che è un Charleston da 14, il kit è 14, 16, 18, 20 direi, e il ride da 20. Allora, Charleston particolare perché è un suono sicuramente molto versatile che va, appena lo suoni dici ok, tagliente. In realtà è un suono abbastanza tagliente, soprattutto se lo tieni chiuso, ma che va verso il basso come intonazione. Quindi, quando vanno verso il basso, a me piacciono. Ma nel momento in cui lo suoni chiuso, ho visto che ha meno volume rispetto agli altri, quindi rompe meno le scatole per fare anche un groove normale. Riesce a uscire dallo stesso perché comunque ha quella frequenza che lo fa uscire lo stesso, ma comunque di volume è un filo sotto gli altri. E anche se lo suoniamo aperto, devo dire, però come suono del Charleston mi piace, c'è questa cosa del volume che può piacere, può non piacere, non è né un pro né un contro in realtà, giusto per dirvelo. I Crash, se devo dire, sono quelli che mi hanno convinto meno, però gusto mio personale. Proprio per la questione dell'attacco, della nota che hanno nel momento in cui lo colpiamo. Mi piacerebbe in realtà provare 17-18. 16-18 per me c'è troppa escursione in questo caso. Poi mi piacerebbe provare 17-18, giusto così. Ride molto bello, ride molto bello. Anche da suonare come Crash è, devo dire, molto bello. Sentiamo, facciamo la prova anche qua. Allora, provato con Ride, devo dire che l'escursione mi sembra perfetta, l'intonazione dei tre Crash, in questo caso se lo suoniamo come Crash. Quindi non mi rimangio quello che ho detto prima, però effettivamente provati tutti e tre insieme funzionano molto bene. La campana mi piace veramente tanto perché ha potenza ma non rompe le scatole perché l'intonazione rimane bassa, e il ping del piatto non è super tagliente perché è un po' più arioso, diciamo, nel senso che si sente il ping ma comunque ha tanta aria intorno, e questo lo rende molto versatile e utilizzabile in tanti generi. Se andassimo a fare anche jazz con questo piatto, we'll be right back.
Devo dire, non è per niente male. Se siete, se vi interessa jazz, eccetera, ho fatto due video sul jazz. Uno sui fill, uno sui groove. Quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione. E, quindi, in realtà è un ottimo set, appunto. C'è questa cosa dei crash che tra i tre, sono quelli tra i tre set, sono quelli che mi hanno convinto un po' meno. Però devo dire che sono veramente degli ottimi piatti. Con questo, ragazzi, posso concludere qua il video. Mi piace un sacco, devo dire, fare questi confronti, perché vedo proprio mondi completamente diversi di piatti, ma perché oggi stavo confrontando i piatti, ma quando confronto rullanti, eccetera. Mi piace un sacco fare questi confronti, quindi grazie mille a strumentimusicali.net che mi dà questa possibilità, perché altrimenti non lo potrei fare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi piacciono queste tipologie di confronti e soprattutto quali vorreste vedere in futuro qui sul canale. Allora, devo dire che non ho un vincitore di questi piatti, perché in generale mi sono piaciuti molto tutti, alcuni con alcuni pro, altri con altri pro, altri con altri contro, altri con altri contro. Ho detto questa frase che non si capisce niente. In generale devo dire Charleston che mi è piaciuto di più. Direi Zildjian, ragazzi, perché è quello con più mina, con più attacco, e appunto in base al genere che vogliamo fare, se vogliamo fare rock, pop, questa roba qua è perfetto, è veramente il Charleston perfetto secondo me per quei generi lì. Per quanto riguarda i crash, probabilmente starei su Sabian, perché mi sono piaciuti di più, soprattutto il crash da 18. Per quanto riguarda il ride, sono un po' combattuto, ma credo che tra Sabian e Ufip vinca Ufip, perché un suono bello basso che non rompe le scatole, campana bella, ping non troppo accentuato, ma bello basso appunto di intonazione, e quando lo cresciamo è molto bello, sta bene insieme ai crash, quindi direi Ufip come ride. Ma se devo pensare a tutti i piatti insieme, perché adesso ne ho preso uno per uno, ma tutti i piatti insieme, allora credo starei su Sabian, perché come vi ho detto è quello meno caratterizzante, che caratterizza di meno secondo me il vostro groove, ma è quello col suono più, più uniforme. Quindi quello con i piatti che parlano meglio tra uno e l'altro. Quindi se devo dire un set, forse sarei su Sabian. Con questo non sto dicendo che gli altri set non vadano bene, è sempre una questione molto soggettiva questa di scegliere un set piuttosto che l'altro, quindi vi chiedo qui sotto in descrizione di farmi sapere anche qual è il set preferito da voi. E quindi basta, ragazzi, io con questo voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net. vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link a questi set, trovate i link ad altri set di piatti, magari sempre delle stesse marche, ma set particolari, eccetera, così potete andare sul sito e vedere tutte le possibilità di set di piatti singoli, eccetera, che ci sono. E basta, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sul mio sito castledrums.it se vi piace come spiego, se vi piace il mio modo, eccetera, per avere accesso a tutti i miei corsi, probabili gratuitamente. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!